Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a quest'ultimo appuntamento, sesto appuntamento della rassegna Le comunità dell'acqua, una rassegna promossa da Acque Bresciane in collaborazione con Fondazione Acogeme e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, una rassegna ideata da un punto di vista contenutistico, anche grazie soprattutto all'apporto dell'Università Cattolica e del professor Archetti, che oggi chiude anche idealmente questa rassegna. Oggi abbiamo la fortuna di essere, seppur virtualmente, in quel di Bisogne, grazie all'ospitalità dell'assessore Bettoni, del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, e grazie soprattutto al presidente Del Barba, che in ultimo, diciamo, chiude anche lui in maniera ideale questa rassegna fortemente voluta dalla società che presiede, e se anche gli altri relatori sono d'accordo, darei subito la parola al Presidente del Barba per un indirizzo di saluto. Sì, grazie, grazie Michele, grazie a tutti. Sarò davvero molto molto breve. Credo, insomma, di dovervi ringraziare sentitamente a nome non solo mio, ma dell'intero Consiglio d'amministrazione per questo ciclo di incontri decisamente di qualità importante che sono stati organizzati e che sono stati sempre portati in termini ideali, ahimè, visto il contesto particolare e difficile che stiamo vivendo in giro per il territorio. Quindi prima sorridevo perché oggi siamo a Bisogna, che è un comune bellissimo sul lago di Iseo. In realtà io fisicamente sono a Gavardo, ma idealmente sono a Bisogna. Quindi ci sono passato ieri perché eravamo in Valle Camonica per la presentazione di un'iniziativa, di un cantiere importante di Acque Bresciane. Quindi diciamo che è come se fossi lì. Sono contento perché, insomma, questa rassegna sta dentro un percorso molto importante che Acque Bresciane ha voluto costruire insieme alle università, e il plurale evidentemente è davvero d'obbligo ed è davvero, come dire, rappresentativo dello sforzo plurale importante, insomma, che abbiamo messo in campo con gli Atenei. Ce ne sono diversi, non soltanto bresciani, che hanno sviluppato con la società collaborazione nel campo scientifico, geologico, della salute pubblica. Ritenevamo fondamentale che, insomma, questo panel di relazioni con le università venisse completato anche con una dimensione umanistica e profondamente quindi culturale. E in questo caso evidentemente il rapporto con l'Università Cattolica e con il professor Archetti, come dire, è davvero arrivato a perfezione, a completare questo quadro che abbiamo composto con tanto impegno. Non ci può essere una buona gestione del ciclo delle acque, non ci può essere una buona educazione ad un rapporto positivo, costruttivo, a un equilibrio positivo con il mondo dell'acqua, tra l'essere umano e l'acqua, senza un'adeguata preparazione anche in campo culturale. L'acqua ha davvero tanti significati, ha tante storie. Credo che in questo ciclo di interventi e di incontri voi abbiate dato, come dire, una dimensione molto importante e molto profonda di tutte queste varie sfaccettature con cui possiamo affrontare questo tema tanto affascinante. Quella di oggi lo è in maniera, direi, particolare. E quindi, insomma, davvero il mio ringraziamento. E anzi, in realtà, come dire, l'invito a pensare insieme a una prosecuzione di questo impegno, di questo cammino, e data la qualità anche degli interventi che si sono susseguiti, magari, perché no, anche all'idea di poter creare e realizzare una pubblicazione di questi interventi in modo tale che ne rimanga una traccia e che possa diventare uno strumento utile davvero da portare sul territorio, nelle scuole, a beneficio evidentemente di tutti quanti avranno l'interesse di sfogliarlo e di leggerlo. Quindi ancora una volta grazie all'Università Cattolica, grazie a Gabriele Archetti, grazie alla Fondazione Acogeme che ci accompagna in tante attività preziose ed importanti con la quale la partnership evidentemente diventa ogni giorno che passa sempre più solida. E ovviamente un ringraziamento all'amministrazione comunale di Bisogna, che ci ospita sempre virtualmente, sperando che nel 2021 ci possano essere altri eventi, magari ospitati anche fisicamente. È un comune importante per Acque Bresciane perché è un comune di frontiera, lo chiamo così. Adesso non so se l'assessore, insomma, condividerà questa
questa definizione un po' particolare, però è un comune del Lago d'Iseo, un comune che segna l'inizio della Valle Camonica. Il Lago d'Iseo da sempre è un territorio di fondamentale importanza per il gestore idrico della provincia di Brescia. La Valle Camonica è un territorio un filino più ostico per acque bresciane, però insomma oggi comincia ad esserci una presenza direi tangibile, significativa anche lì, e quindi insomma è da Pisogna che inizia una sfida ulteriore, importante, impegnativa per acque bresciane, che non intendiamo evidentemente, come dire, mollare, ma che intendiamo in realtà rilanciare davvero per diventare sempre di più anche il gestore della Valle Camonica. Quindi grazie davvero a tutti. Grazie Presidente. Grazie Presidente. A questo punto darei la parola al già citato Assessore Bettoni, che sappiamo insieme ai suoi colleghi di amministrazione, al Sindaco e agli altri assessori ha attraversato un periodo difficile causa inedita neve a Pisogna, e giusto prima di cominciare questo incontro gli abbiamo detto che grazie anche al titolo di questo incontro le divinità dell'acqua sono andate sicuramente in soccorso a Pisogna. Quindi a lui lascio i saluti di accoglienza e lo ringrazio ancora per l'ospitalità. Sì, grazie dottor Scalvenzi, un grazie a Fondazione Ecogeme Onlus, ad Acque Bresciane, al presidente del Barba. Vi diamo il benvenuto virtuale a Pisogna, davvero con la speranza e con l'impegno col quale vi precettiamo a tornare a Pisogna per in tempi migliori, quando ce ne sarà l'occasione. Ci affidiamo alle divinità, non già, diciamo così, con riti propiziatori, come ci diceva prima il professor Archetti, per sperare di uscire da questo momento. Ogni attività culturale di livello, poi come quello che presentate oggi su questa tavola virtuale di Pisogna, è un momento che ci aiuta a respirare un pochino di più e a uscire da questa fase che ha caratterizzato praticamente tutto il 2020 di depressione culturale, la chiusura dei musei, l'interruzione di tutte le attività. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare il possibile per tenere viva, diciamo così, la luce, il lanternino dell'attività culturale sul nostro territorio, e vi ringraziamo per averci scelto e per essere stati qua con noi. Ringrazio davvero il professor Archetti dell'Università Cattolica, con la quale tra l'altro abbiamo appena siglato una convenzione col suo collega Sannazzaro per uno studio di fattibilità su un parco minerario a Pisogna, e ringrazio la dottoressa Ruggero della Direzione Regionale Musei Lombardi. Vi diamo ancora il benvenuto e un buon ascolto a tutti quanti i presenti. Grazie. Grazie Assessore Bettoni. A questo punto, senza fare ancora preamboli, darei la parola molto volentieri alla dottoressa Ruggero, e come si diceva è della direttore della Direzione Regionale Musei Lombardia, e lei ci potrà introdurre in questo mondo culturale di divinità e culti dell'acqua, che poi approfondirà per le sue competenze il professor Archetti. Prego, dottoressa Ruggero. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per l'invito, ringrazio quindi Fondazione Ecogeme, quindi Michele Scalvenzi, ringrazio l'assessore alla cultura di Pisogna, Giovanni Bettoni, ringrazio il presidente di Acque Bresciane, Gianluca De Barba, ringrazio anche Gabriele Archetti che mi ha coinvolto in questa iniziativa. Io non sono il direttore della Direzione Regionale Musei, sono più semplicemente il direttore di alcuni musei e parchi della Valle Camonica, quindi come dire, parliamo proprio di un territorio vicinissimo, e alcuni esempi che farò sono proprio tratti da questi luoghi che attualmente sono chiusi al pubblico, con la speranza magari appunto di invogliare quanti ci ascoltano a venire a visitarci. Farei partire il PowerPoint che ho preparato. Mi dite se lo vedete? Sì, perfettamente. Okay. Perfetto. Dunque,
Nel mondo antico il rapporto tra l'uomo, la natura e gli elementi quali l'aria, la terra, il fuoco e l'acqua era molto più forte e profondo rispetto a quello che avviene nel mondo in cui viviamo noi oggi, che siamo così lontani e distratti dalla capacità di osservazione e di ascolto. E sono quindi diverse le manifestazioni di culto che hanno avuto come scenario proprio l'ambiente, quindi le deposizioni nelle grotte, sulla sommità di monti, su valichi o passaggi, oppure i fiumi e i laghi. Ma parlare di questo rapporto significa anche toccare quel complesso mondo della religiosità dell'uomo, e nello specifico quello delle più antiche manifestazioni, che in assenza di documenti scritti sono più difficili da identificare e distinguere. Per il mondo classico noi sappiamo dalle fonti che la maestosità del paesaggio, oppure un segno particolare che poteva essere una roccia, un albero, un boschetto, una sorgente, poteva diventare un luogo sacro. E sappiamo anche che spesso i luoghi di culto greco-romana si impostano proprio su quei siti che un tempo erano state sede di manifestazioni di culto. Però per la preistoria riuscire a ricostruire questi aspetti è più complicato, perché questi gesti e rituali, un tempo consueti, abituali e ordinari, diventano difficili da riconoscere, visto che appunto sono passati secoli e millenni. Quindi il compito dell'archeologo è proprio quello di cercare di identificare nello scavo archeologico l'esito delle testimonianze di culto, senza però per forza attribuire un significato religioso o cultuale ad ogni azione che l'archeologo non sa spiegare. Nei precedenti incontri è stato ben sottolineato come il culto delle acque sia ampiamente diffuso, perché l'acqua è il nostro elemento vitale, per noi è preziosa e quindi senza acqua non possiamo vivere, e pensate appunto alla scelta del luogo dove porre un campo base per cacciare, oppure un villaggio dove porre i campi da coltivare. E quindi, secondo gli studiosi, è proprio a partire dal Neolitico, con l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento, che l'acqua assume una valenza simbolica, diventa oggetto di culto proprio perché ci dà vita, fa germogliare e talora cura. Spesso il culto delle acque lo si trova all'interno delle grotte. La grotta è il ventre della terra, richiama anche il grembo materno, quindi la potenza delle divinità ctonie che rigenerano la vita e quindi sono collegate a rituali di fertilità. Alcuni studi hanno osservato, ad esempio, che durante il Neolitico vengono privilegiate le grotte di tipo labirintico, cioè quelle con corridoi, sali, cunicoli, con pozzi e laghetti, mentre poi nell'età del bronzo sembrano preferite le grotte con sale ampie e attraversate da dei corsi d'acqua. Tra gli oggetti più numerosi che si trovano in grotta si possono ricordare ovviamente i contenitori, i vasi che vengono deposti dentro l'acqua o in prossimità delle acque, oppure in corrispondenza delle stalattiti per raccogliere appunto l'acqua di ciglio. Però sono state trovate anche dei recipienti con derrate alimentari carbonizzati, semi e frutti, che quindi sono legate ai riti di fertilità. In alcune grotte sono stati anche trovati i vasetti miniaturistici, quindi vasi di dimensioni identici, del tutto identici a quelli di dimensioni ordinarie, ma che avendo perso la funzione primaria assumono una valenza simbolica. Tra gli esempi che vi ho portato c'è ad esempio la grotta Pertusa. Siamo a Salerno, una delle maggiori risorgenti carsiche, lunga 3 km, è attraversata da un torrente per circa un terzo. Nella grotta sono stati trovati anche due livelli di strutture lignee interpretate come palafitte. Nella parte più interna però è stata trovata, in una rientranza della roccia, una stipe interna, e dentro c'erano più di 300 vasetti miniaturistici alti dai 2 ai 5 cm di impasto, connessi all'uso appunto rituale dell'acqua. Un'altra stipe, la cosiddetta stipe esterna, ha restituito materiali ceramici e bronzi. Siamo in un periodo che va tra il bronzo medio e la fine dell'età del bronzo e la prima età del ferro. La grotta poi fu frequentata anche in epoche successive, ad esempio tra l'età ellenistica fino all'età romana, quindi dal IV secolo avanti Cristo fino al III secolo dopo Cristo. E poi in età medievale si imposta un'edicola per il culto di San Michele Arcangelo. Se ci spostiamo però più vicino a noi, ad esempio nella Bergamasca,
c'è la tomba dei Polacchi a Rota di Magna, una cavità accessibile da un invettitoio e attraversata da un corso d'acqua, e qui sono stati riconosciuti due fasi di frequentazione, sempre per scopi cultuali, una all'inizio dell'età del bronzo antico e l'altra invece nel bronzo finale, quindi siamo tra il 2200-1800 a.C. e poi alla fine del secondo millennio. Le pratiche rituali documentate sono accensione di fuochi, opera sminuzzata del posto in fossette, la deposizione di oggetti d'osso e corno, parti di animali, un rasoio quadrangolare e un vaso con offerte, quest'ultimo interrato alla base di una stalagmite. Durante l'età del bronzo è documentata anche la pratica di offrire in dono alle acque oggetti in metallo, soprattutto armi, e in particolare le spade. È una pratica che si trova diffusa in gran parte d'Europa, la troviamo anche in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Italia settentrionale. In Lombardia, ad esempio, è stata notata una concentrazione di rinvenimenti di spade nel fiume Chiese. Ne sono state trovate sei, quelle che vi ho mostrato sono dal Museo di Remetello, le prime quattro, le altre due le prime chiese sono nel Museo di Asola, ma vedete che a Remetello c'è anche un'altra spada che proviene dal fiume Nello. Quest'uso riecheggia anche in epoche più recenti, come ad esempio nella saga di Re Artù, nell'opera di Thomas Malory, La morte di Arturo, composta nel XV secolo, sulla base di diversi romanzi francesi e inglesi, la famosa spada Excalibur viene descritta come un dono da parte della signora del lago, alla quale deve essere poi restituita alla morte di Artù. Quindi il tema, come vedete, è molto vasto sia nello spazio che nel tempo, per cui adesso mi concentro invece su quei riferimenti più vicini a noi territorialmente. In Valle Camonica, a Capodiponte, si trova il MUPRE, il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, che espone ritrovamenti che provengono da vari comuni della valle e che coprono un lungo arco di tempo. Si va dalla fine del Paleolitico Superiore fino alla romanizzazione, per poi passare il testimone, se possiamo usare questo termine, al Museo Nazionale di Cividate Camuno, che racconta la Valle Camonica romana e che attualmente è in fase di riallestimento. Il MUPRE, lungi dal contrapporsi ai parchi d'arte rupestre, con le sue collezioni ci mostra come le incisioni, i segni lasciati sulla roccia, costituiscono l'aspetto identitario della valle, quel filo rosso che collega tutte le comunità che hanno abitato appunto la Valle Camonica, che nel tempo si sono susseguite. E l'importanza dell'arte rupestre della Valle Camonica è stata tale per cui nel 1979 sono state iscritte nella lista dell'UNESCO come primo sito italiano. Il piano terra è dedicato alle manifestazioni del sacro, i santuari megalitici dell'età del rame, e sono esposti quindi stele massimenir provenienti da centri cerimoniali della Valle Camonica e che sono descritti e inseriti all'interno del contesto del megalitismo europeo di quarto terzo millennio avanti Cristo. Alcuni di questi siti sono posti in prossimità di acque, ad esempio proprio il sito di Cemmo di Capodiponte è stato osservato da alcuni sondaggi che è stato collocato vicino ad un laghetto effimero, ad una folla d'acqua. Nei pressi poi dell'importante santuario, che ha avuto diverse ristrutturazioni, il sito fu poi dismesso con l'avvento del cristianesimo. La conca viene ristrutturata e in età medievale, a strapiombo sul fiume Oglio, viene eretta la pieve di San Siro. In generale, però, le armi incisi sui massi dell'età del rame non hanno significato di offerta di armi, ma, come è stato evidenziato da una ricca letteratura sull'argomento, sono simboli di una divinità maschile solare per questo periodo. Un altro esempio è quello dei corni freschi ad Arco Boario Terme, sulla riva destra dell'Oglio, alla base della collina del Monticolo, si trova un masso che reca incise nove alabarde, datate alla tarda età del rame. Nel 2002 un sondaggio che è stato effettuato dalla sovrintendenza in corrispondenza della porzione incisa ha permesso di osservare che l'area era lambita dall'acqua dell'Oglio, che ha asportato la frequentazione più antica. Tuttavia,
a 30 centimetri dal piano di campagna, in un gradino naturale della roccia, come appunto vedete, sono stati trovati altri 15 pugnali incisi, anch'essi riferibili alla tarda età del rame. Il tema del sacro viene ripreso poi al secondo piano del Mupre nella sezione intitolata Aspetti e luoghi di culto della protostoria, con materiali dell'età del bronzo e del ferro che sono stati offerti alle acque oppure i luoghi di altura come avviene in altri ambiti prealpini e alpini. Tra gli oggetti esposti ci sono appunto i manufatti che provengono dal lago d'Arno, siamo in Val Savioria, nel 1911 durante appunto i lavori per il procedimento e la costruzione dell'impianto idroelettrico sono stati trovati un'ascia e due spilloni ad esempio lo spillone con testa papavero ci permette anche di osservare dei confronti con il mondo transalpino. Il contesto viene poi completato con questo ritrovamento dal passo del Mortirolo, è un'ascia in bronzo di X-VIII secolo a.C., è stata rinvenuta su un'altura, anche questa in prossimità di una risorgiva. Siamo a Topol Sant'Agata, in località Egi, sul passo del Mortirolo, dicevamo che collega la Valtellina alla Valle Pamonica. Quindi in questo caso siamo in un punto di passaggio, forse l'offerta aveva lo scopo di ringraziare gli dèi oppure di garantirsi la loro benevolenza in vista di un viaggio attraverso territori magari ritenuti anche pericolosi e impervi. Questa tipologia di manufatti si trova anche in altri contesti di montagna, quindi ad esempio in Val Chiavenna dove troviamo quest'ascia, una spada e un coltello, anche questi provenienti da contesti collegati con l'acqua. Ma ritornando all'arte rupestre, osserviamo che il collegamento con l'acqua è documentato anche per le rocce all'aperto. Quindi ad esempio il parco di Luini ad Arco Boario Terme non è lontano da corsi d'acqua e dalle sorgenti termali di Boario. All'interno invece della riserva naturale di Ceto Cimbergo Paspardo ci sono alcune rocce come la 4, la 22 e la 23 che sono vicini a dei torrenti e anche su queste rocce sono presenti incisioni di asce, pugnali e alabarde. Il Parco Nazionale invece delle incisioni rupestri non ha all'interno un corso d'acqua e l'acqua arriva da un acquedotto che è stato costruito alla fine degli anni 90, però il parco è noto anche con il nome di Natuane. Nel 1991 è stato segnalato il ritrovamento di una mappa catastale dell'Ottocento, forse anteriore al 1835, in cui la parte centrale del parco è denominata Contrada Acquane. Inoltre la strada degli Acquane è quella che collega la zona di Foppe di Nagro con Acquane. Ma ancora prima di questo ritrovamento, alcuni studiosi mettevano in relazione Acquane con il nome delle Acquane, queste fate, questi esseri semidivine del folklore delle Alpi centro-orientali, che sono note anche con altri nomi, Acquane, Iguane, Iguane, Gane, e che venivano descritte come delle sirene, metà donne, metà pesce, o con le gambe e i piedi caprini, vengono definite anche ninfe dai capelli d'acqua, e vivevano in sorgenti, grotte e laghi. E quindi si può ipotizzare che nel toponimo Acquane sopravviva il ricordo di un luogo all'aperto dedicato a un culto delle acque. Poco prima di arrivare al parco si trova la chiesetta delle sante Faustine Liberata. La leggenda racconta che le due donne che vivevano in grotta, un po' come le Acquane, nel Medioevo salvarono capo di ponte perché bloccarono i massi di una frana con le mani. E nella cripta della chiesa si trova appunto un masso che reca incise le impronte di mare. Ma l'area delle sante è anche nota per un importante ritrovamento. Nel 1976 è stata indagata una fossa delimitata da una struttura ellittica in pietre a secco, circondata e riempita da terra carboniosa con materiale frantumato, frammenti ossei combusti. All'inizio questa fossa fu interpretata come collegata con una necropoli, pertenente ad una necropoli romana. In seguito invece è stata collegata alla sfera del sacro e riferita a un santuario a cielo aperto con un'area per roghi votivi, in uso tra il III secolo a.C. e la tarda età romana, quindi fino alla fine del IV.
e il rogo è stato messo in relazione con i Brand Offer Plätze, cioè queste aree per offerte combuste che sono tipiche dell'arco alpino centro orientale, che sono attestate a partire dal bronzo medio fino alla seconda età del ferro e forse in alcuni casi anche in età romana o addirittura nel medioevo. Nel parco però sono le stesse rocce che ci richiamano l'acqua, le loro superfici sono state modellate dall'azione degli ghiacciai, che ha creato queste linee ondulate, per cui si trovano molto nature, canali, canaline in cui l'acqua poi, quando piove, ristagna. L'esempio più notevole che vi ho portato è quello della roccia 32, e qui vedete che in prossimità di una canalina è incisa una scena, un gruppo di figure femminili nell'atteggiamento dell'orante, e nella canalina di davanti ce n'è un'altra distesa. La scena è stata interpretata o come scena di nascita e quindi di parto, oppure come una scena funebre e quindi legata al mondo della morte. Quindi abbiamo queste due interpretazioni, inizio e fine, nascita e morte, sono appunto le due estremità ma che sono collegate all'acqua, che gioca un ruolo fondamentale. Il medesimo soggetto è presente anche su altre rocce, vi ho mostrato anche l'incisione sulla roccia 1, ma ce n'è un'altra anche sulla roccia 44. Lo stretto legame tra le incisioni rupestri e il tema dell'acqua è documentato anche da raffigurazioni di uccelli acquatici e di barchette solari. Nella tarda età del bronzo viene elaborato in Europa un tema che poi perdura fino all'età del ferro, e che è quello del sole e del suo viaggio su un carro o su una barca. Di giorno il sole viene trasportato da cavalli focosi, di notte invece, mentre si riposa, è su una barca guidata da uccelli acquatici. È un tema che poi passerà nel mondo classico come Helios, come Apollo, e l'immagine di cavalli, sole e carro lo si trova su diversi manufatti. Io vi ho portato ad esempio l'immagine del carro solare Dundum in Danimarca, siamo circa 1400 a.C., ma Protomi e Orrento Morte si trovano anche su manici di contenitori nel mondo palatiticolo terramaricolo, oppure lo troviamo raffigurato su altri oggetti, ad esempio sugli spinieri, come ad esempio questi tre da Ripostiglio della Malpensa. Nei due estremi vedete appunto l'immagine delle Protomi e Orrento Morte, al centro invece ce n'è un altro che ha la ruota raggiata. Qui siamo all'inizio del bronzo finale del XV secolo, ma il tema poi continua e lo troviamo su altri manufatti, come ad esempio il cinturone a Losanica, la colonia veneta nel VII secolo avanti Cristo, li vedete nelle due estremità. Nell'età del ferro la barca solare trasporta il defunto nell'aldilà, ed è in questo, con questa accezione, con questo significato, che possono essere interpretati questi due nomi racchiusi tra due barchette solari che sono incise sulla roccia 50 di Nacquane. Sulle rocce ci sono però anche altre raffigurazioni di uccelli che sono volatili un pochino più naturalistici, li vedete appunto qua a destra, e la forma con cui, lo stile con cui sono raffigurati trova confronto anche su altri oggetti, come ad esempio questo dettaglio dal cinturone di Terano da Sondrio di VI secolo a.C. Ma in Valle Camonica il culto delle acque è attestato anche a Breno, in un contesto che dalla prima età del ferro giunge alla tarda età romana. A sud di Breno, in località Spinera, si trova il santuario romano dedicato a Minerva. È sulla riva orientale dell'Oglio e fu impostato ai piedi di una parete rocciosa con grotte scavate dall'acqua, acqua che sgorgava ancora fino a non molto tempo fa. Gli scavi hanno documentato che il santuario romano fu costruito in un'area già sede di un culto all'aperto, fin dalla prima età del ferro. E tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. furono costruiti, come vedete nella planimetria che vi ho messo, un muro di terrazzamento al pari in pietra, un recinto ellittico, e venivano offerti i sacrifici. C'era l'accensione di roghi votivi, sacrificio di animali, la deposizione di offerte come pane e focacce, e dal V secolo a.C. rituali di libagione con boccali e coppette. Tra gli oggetti rinvenuti spicca il pendaglio amuleto in una lamina bronzea decorato a punzone a cesello, e vedete che raffigura una figura schematica
su una barca solare con le terminazioni a protomi di uccello, quindi uccello acquatico. Nella placchetta, che viene datata al V secolo a.C., e si è voluta riconoscere l'immagine della divinità che era nel luogo, e quindi sono evidenti anche i riferimenti, i rimandi all'acqua e al mondo dell'arte rupestre. In età Giulio-Claudia viene costruito il santuario romano, un edificio, come vedete, quello giallo ad archi porticate e cortile centrale, dedicato a Minerva, che convive in questa fase ancora accanto al santuario di Gero. Minerva assume, attraverso il fenomeno dell'interpretazio, i caratteri della divinità indigena e quindi la dimensione etonia, il legame con l'acqua, la vita, la fecondità. In età invece Flavia le strutture antiche vengono rispettosamente coperte, il culto si trasferisce definitivamente nell'edificio romano che viene ricostruito, monumentalizzato, viene come vedete arretrato rispetto al precedente di 6 metri, addossato appunto alle grotte con l'acqua. Qui vedete l'immagine appunto dell'aria nel corso di scavo, e la statua di Minerva viene collocata nella stanza centrale, collocata in una nicchia sopraelevata, quindi in una posizione davvero dominante. Gli scavi testimoniano poi che il santuario nel V secolo fu distrutto durante un'incursione e incendiato, mentre la statua fu abbattuta e sfregiata. In valle si trova un altro sito che racconta la medesima storia, quindi che è impostato su un santuario precedente in uso nell'età del ferro e che arriva poi fino al IV secolo d.C., in località Borno, è a Borno, in località Calanno, ed è dedicato a Minerva e a Mercurio. Quindi in Valle Camonica, e arrivo alla conclusione, possiamo dire che è forse proprio nell'ambito del culto, quello più legato a conservare le tradizioni e che si riscontrano le resistenze, ma anche le trasformazioni di questa fase di passaggio nella quale i comuni vengono inseriti in un nuovo ordinamento culturale e sociale. E i romani, dovendo quindi confrontarsi con le antiche tradizioni e cercare di trasferire nuovi codici, scelgono di impostare i luoghi di culto proprio nei siti che erano già stati occupati da culti più antichi. E con questo vi ringrazio per l'ascolto. Grazie dottoressa Ruggero per questa incursione davvero interessantissima nel mondo antico e ma soprattutto nei pertugi dei nostri territori, ed è stato anche uno degli obiettivi di questa rassegna, di andare alla riscoperta di alcune peculiarità e caratteristiche che molto spesso non vengono considerate, non vengono valorizzate per il loro prestigio e per la loro importanza, anche pur avendole quasi sotto gli occhi quotidianamente. In questo senso, ad approfondire ulteriormente questa tematica sotto altri punti di vista, sentiamo molto volentieri ora il professor Archetti dell'Università Cattolica di Milano. Grazie dottor Scalvenzi e grazie alla dottoressa Ruggero per la bella esposizione che ci ha dato, è bella anche per la capacità di sintesi di abbracciare la preistoria e giungere alla romanità, mostrando quegli elementi, come dire, di continuità che sono poi quelli che troviamo anche nel Medioevo e che si trova ancora in buona parte nell'età moderna. Sono contento e ringrazio l'assessore per l'ospitalità, sono grato al presidente del Barba che ci ha consentito di fare questo approfondimento. Dicevo, sono contento di questo appuntamento a Pisogne perché è una località a cui sono particolarmente legato, anche se forse non ho mai parlato a Pisogne, non perché desideri parlare, non saremmo impegnati oggi peraltro, ma perché nelle attività di ricerca che ho fatto da giovane, una delle prime cose che ho pubblicato, a cui sono molto legato, è l'edizione delle carte relative alla Curtis di Pisogne del Vescovo Berardo Maggi, in cui uno spaccato molto bello ci descrive il funzionamento della struttura pievana, una pieve tarda, magari dirò qualcosa dopo, e poi tutta soprattutto il patrimonio, le proprietà, la realtà legata più che mineraria, la trasformazione del ferro in quelle
come dire, valli e in quella realtà alpina, prealpina, che prima l'assessore ricordava come adesso è ingombrata da montagne di neve difficili da valicare. Ecco, questo testo che ci ha restituito uno spaccato molto significativo a cavallo tra il lago e la montagna è senz'altro uno degli elementi, sia pur tardivi, più significativi che noi abbiamo dei diritti signorili legati al, come dire, a una realtà patrimoniale come quella episcopale. Ma qui andiamo un po' lontani dall'acqua, anche se la presenza giurisdizionale del vescovo proprio in una pieve, in questo caso legata al lago di Iseo, non è lontana dall'acqua, ma potrà essere oggetto di indagine in una prossima chiacchierata. La sua abbondanza, io sono grato, ripeto, alla dottoressa Ruggero, perché io mi sovrapporrò, dirò, ripeterò alcune delle cose che lei ha già detto, ma le ripeterò per i secoli successivi. E questo è interessante perché lei ha mostrato come quegli elementi poi continuano e sono quasi un retaggio pagano che continua anche nella tradizione cristiana. Dicevo, l'acqua, per la sua presenza e la sua abbondanza sulla terra, negli organismi, era considerata come l'elemento primordiale e è uno degli elementi, è la Bibbia stessa che la indica come l'elemento iniziale. Fresca, limpida, pura, dolce, salata, allo stato liquido o gassoso, è tra i principali costituenti degli ecosistemi naturali, come sappiamo, e alla base di, come dire, di tutte le forme di vita conosciute. Il suo uso alimentare, il suo uso agricolo, artigianale, industriale, si accompagna però a una molteplicità di riferimenti simbolici e culturali che hanno in sé molti aspetti, quello della purificazione, quello della espiazione, quello della sacralità, e in questo sono d'accordo con il presidente Del Barba a, dire, a approfondire anche dal punto di vista formativo questi aspetti che non sono secondari in relazione a un elemento tanto importante e tanto rilevante come è l'acqua. Direi quindi che parlare di acqua genera sempre dei sentimenti immediatamente positivi, sono belli, che si collegano, penso, alla percezione empirica a cui il nostro cervello associa immediatamente questo elemento, anche se giustamente non mancano i problemi per la sua disponibilità, per l'accesso, per la sicurezza e per la qualità dell'acqua. L'acqua quindi è essenziale alla vita. Per questo, lo diceva la dottoressa Ruggero, è normale che in prossimità di sorgenti, di laghi, di fiumi o di torrenti si siano sviluppate forme complesse di aggregazione socio-economica e ritualità che accompagnano da sempre l'esperienza umana, anche dal punto di vista simbolico. Le fonti, in particolare, penso alla documentazione tardo-antica, ma anche alla documentazione medievale, anche buona parte della documentazione moderna, penso alle visite pastorali, sia quelle scritte che quelle materiali, concordano nel tramandare l'immagine di paesaggi rurali abitati, l'abbiamo sentito, da ninfe, da spiriti e demoni presenti negli elementi della natura, attraverso cui queste molteplici entità manifestavano la loro forza, entravano in contatto con le comunità che abitavano quei luoghi e ne ricevevano il religioso tributo, i sacrifici. Abbiamo visti alcuni di questi. Presso gli alberi, presso le rocce, le grotte, le fonti, i corsi d'acqua, le sorgenti, a cui si attribuivano spesso funzioni curative, taumaturgiche e anche magiche, vennero quindi eretti, lo abbiamo sentito, dei templi, dei monumenti votivi, dove la gente accorreva per pregare, per chiedere o per sciogliere un voto, per offrire doni alle divinità, trasformandoli di conseguenza in centri aggregativi nevralgici imperniati proprio sulla presenza, sulla disponibilità dell'acqua, sulla funzionalità che l'acqua stessa aveva per quel luogo. In questo senso è interessante notare come la normativa, sia quella pubblica sia quella canonica, tenderanno nel corso poi dell'Alto Medioevo a intervenire cercando di evitare il pericolo del sincretismo, cioè di fare in modo che quelle tradizioni che erano proprie del mondo pagano fossero percepite all'interno del cristianesimo come delle esperienze di tipo pagano. E quindi i pastori della Chiesa, i vescovi, ma anche i chierici, in modo convinto cercarono con metodi diversi di trasformare, sradicare, di togliere tutte queste forme di cultualità che portavano a forme di venerazione o di adorazione verso gli idoli o al culto degli idoli.
Per questo la diffusione della fede cristiana avvenne in modo diverso, a volte sradicando questi idoli, a volte invece cercando di trasformare o trovando delle forme di mediazione in modo che gradualmente, lentamente, senza strappi dal paganesimo si passasse a forme di ritualità più, come dire, più coerente alla tradizione della nuova fede. Per questo è interessante vedere ad esempio alcuni testi conciliari o vedere, mi piace ricordare in questo caso un brano che è preso da un vescovo dall'undicesimo secolo, quindi siamo già molto avanti rispetto all'età romana, rispetto all'alto medioevo, siamo nell'undicesimo secolo, il vescovo Burcardo di Worms, è un vescovo tedesco che scrive nell'undicesimo secolo e nel suo Decretum, nell'ultima parte di questo testo è dedicato ai confessori, cioè ai sacerdoti che avrebbero dovuto poi sentire i penitenti e interrogarli su quello che avevano fatto e in base agli eventuali peccati evidenziati combinare delle penitenze. Rispetto a queste forme di ritualità leggo un breve brano perché è molto significativo e perché gli esiti di tutto questo lo troviamo ancora nel XVI, nel XVII secolo, in memorie significative delle aree alpine ben documentate ad esempio nelle registrazioni delle visite pastorali. Chiede il pastore al penitente o alla penitente, invece di andare a pregare in chiesa o in un luogo sacro, cioè in un luogo che è codificato dal punto di vista canonico, religioso, per la presenza di una croce, per la presenza di un tempio che è santificato nel modo corretto, che il tuo vescovo o il tuo parroco ti aveva indicato, sei forse andato presso sorgenti? Sei andato presso dei fiumi, presso alberi, oppure ai crocicchi di qualche strada? Hai forse acceso in questi luoghi ceri o fiaccole in segno di venerazione, cioè i gesti della ritualità? Vi hai deposto del pane, cioè hai portato dei doni o altre offerte e poi hai mangiato per chiedere la salvezza del corpo e dell'anima? Bene, se hai fatto tutto questo, tu starai per 3 anni a pane ed acqua nei giorni che sono previsti, nei giorni della settimana che sono previsti per il digiuno o l'astinenza. Bene, a distanza di secoli, dicevo, ancora nel 500, nella visita di San Carlo, nelle visite immediatamente successive, quindi siamo alla fine del 500, questo orizzonte religioso in parte, specialmente nelle aree più interne, è ancora presente. Certo, dicevo, non siamo più di fronte allo scontro frontale che ad esempio tra il IV e il V secolo veniva registrato e che attestiamo ad esempio nell'Italia centrale o nell'Italia settentrionale. Lo stesso vescovo Gaudenzio, come dire, predicando alla fine del V secolo, parlando ai suoi fedeli, dice cioè non è possibile, non dovete tollerare, è vergognoso che voi consentiate ancora che ci siano dei tempietti dedicati ai demoni nei vostri terreni, nelle vostre proprietà. Quindi dovete sradicare quei templi e al loro posto erigere dei luoghi, degli oratori dedicati al vero Dio. Questo quadro lo troviamo anche in altri contesti europei, penso ad esempio all'area della Gallia, se ricordo Cesario di Arles ad esempio critica l'uso di accendere, Cesario di Arles è vescovo e muore nella prima metà, nel 543, muore quindi a metà del VI secolo, dunque dice critica l'uso di accendere ceri e di pronunciare e di emettere dei voti presso gli alberi, presso le pietre, presso le fonti, dove lui dice esistevano i fana, ossia le piccole casette di legno costruite accanto alle sorgenti e agli alberi ritenuti sacri, dentro di cui, come abbiamo detto, accendevano dei ceri. E proprio vicino a Pisogna abbiamo una località che si chiama Fano. E questa località non è chiamata così a caso, perché nelle carte medievali proprio dall'undicesimo secolo fa questo collegamento rispetto alla trasformazione di un luogo antico dedicato a una divinità pagana alla sua santificazione. Questo è interessante, magari se ho un minuto lo dirò alla fine, il rapporto tra la pieve, quella chiesa sul lago che si trova in questo momento in provincia di Bergamo, ma in diocesi di Brescia, che è quella di Rogno, e poi l'altra pieve che è sulla sponda, diciamo così, bresciana, che è la pieve di Pisogna, che ha una valenza diversa, ma che ha una fondazione anche cronologicamente diversa. Di fronte, la cosa interessante è che Cesario di Arles, di fronte, diciamo, alle avversità che colpivano i suoi fedeli, lui li esorta a non affidarsi alle forze della natura,
ma di rivolgersi con fiducia ricevendo il corpo e il sangue del Signore che insieme all'olio santo che veniva poi distribuito quando andavano in chiesa. Nessuno creda, scrive, di adorare il cielo, le stelle, la terra, l'acqua o qualche altra creatura all'infuori di Dio, perché Lui solo istituisce e dispone ogni cosa. Quindi perché rivolgersi alle creature quando è il creatore che governa tutte le cose? Questa è, come dire, un'architettura teologica che funziona molto bene e che i chierici utilizzeranno sempre. Di fronte poi a un caso parallelo, quindi non nell'area della Gallia, ma in Anglia, cioè nella parte al di là della Manica, quando la parte missionaria viene avviata nello stesso periodo, anche qualche tempo dopo, da Gregorio Magno, che invia Agostino, il monaco Agostino, a fondare e avviare la prima evangelizzazione, Agostino scrive al Papa dicendo: ma qui ci sono dei bei templi costruiti correttamente, vicino all'acqua, costruiti per le divinità pagane, cosa devo fare? Devo distruggerli? E il Papa risponde in maniera molto interessante, che è un processo di dinamiche, di rapporto, di evangelizzazione che continua ancora a funzionare e che in molti contesti la Chiesa non ha mai abbandonato, che usa ancora adesso. In quei casi, se i tempi sono ben costruiti, il Papa gli scrive: fai dell'acqua benedetta, ecco l'acqua che torna, spargila nei templi, lì costruisci l'altare, deponi le reliquie e poi eventualmente, se erano abituati a, come dire, a ricordare con una festa o con del cibo, fai un banchetto, invitali a pranzo, in modo che il processo di evangelizzazione, di crescita, sia graduale, perché la fede non fa cit saltus, cioè non ci si converte e non si procede nella via della fede procedendo per salti, in maniera troppo rapida. Ci vuole la gradualità anche nell'approccio alle cose sacre. In un altro caso, che mi piace ricordare andando in mezzo della chiacchierata e poi verso la fine, sempre in area della Gallia, Gregorio di Tours, siamo sempre nel VI secolo, racconta come in un villaggio vicino a Lozère ci fosse un culto legato alle divinità di un lago, no? E qui la tradizione locale rivolte alle acque lacustri, lui vuole sostituirle con la divinità delle reliquie che lì sono portate, che sono dedicate a Sant'Ilario, il vescovo Sant'Ilario di Poitiers. In quel caso i contadini, i rustici del posto, si recavano sulle rive del lago, un grande lago, che era consacrato alla luna, e lì vi gettavano periodicamente del pane, della lana, del formaggio, della cera e altri oggetti che dovevano essere significativi per le cerimonie cultuali in onore della divinità. Poi si fermavano almeno 3 giorni, bivaccavano mangiando e bevendo e abbattendo un toro o degli animali, finché il 4º giorno, normalmente una grande temporale, una tempesta violentissima, con fulmini e saette, sradicava tutto e concludeva il rito. Il vescovo più volte cerca di convincere i suoi fedeli o convincere queste popolazioni che non c'era nulla di divino in quello specchio d'acqua e che il loro comportamento era a dir poco sconsiderato, finché ispirato, dice l'agiografo, ispirato dall'alto, decise di costruire ancora una volta proprio sulle sponde del lago, nei punti dove venivano gettati gli oggetti sacri alla divinità, una basilica, cioè una chiesa, e di dedicarla a Sant'Ilario, e lì di deporvi le reliquie del santo. E poi si rivolse a loro in un sermone: smettete, figli cari, smettete di peccare contro Dio, si legge nel testo, non vale a nulla credere nel lago, venerate il santo vescovo di Dio Ilario, le cui reliquie oggi sono state deposte in questo luogo, e lo stesso intercessore potrà per voi chiedere misericordia presso Dio. Di fronte a questo comportamento e alla meraviglia della costruzione, quel popolo o quei fedeli si pentirono di vero cuore e si convertirono, abbandonarono da quel momento in avanti il culto verso le acque di quel lago, e tutte le cose che prima erano sprecate, erano buttate nel lago, ora potevano essere portate alla basilica. E guarda caso, da quel momento in poi la tempesta non si scatenò più
lungo le sponde del lago. Questo per dire che la persistenza di ritualità paganeggianti legate alle acque sono attestate un po' in tutta Europa e poi nell'Italia padana, come ho detto, oltre che nell'età antica, in età medievale e poi ancora in età moderna. E l'impegno di estirpare queste forme private o comunitarie di idolatria sono qua e là presenti nell'attestazione delle visite pastorali o della documentazione ecclesiastica. In particolare direi le valli alpine, le alture, conservano direi con una maggiore resistenza alcune di queste credenze, ad esempio salire lungo il monte a versare dell'acqua nelle cappelle, prima le mostrate queste piccole insenature che sono formate dalle rocce, entrare in queste o salire vestiti in un certo modo o pregare, salire e recitare delle preghiere su questi luoghi. Tutto questo aveva una funzione apotropaica o si riteneva potesse servire alla fecondità della terra, ad allontanare i temporali e così di seguito. Queste forme magico-cultuali devono essere sradicate, non è possibile continuare ad andare a pregare presso le fonti. E dal punto di vista sacrale, dal punto di vista rituale, si utilizzano molte maniere, l'abbiamo visto, la creazione di un tempio, la benedizione, l'uso dell'acqua santa, l'introduzione del battesimo. È un discorso che entrando in questi aspetti rituali ci porta poi molto lontano. Per questo potrei dire che per fare una contestualizzazione nell'ambito del territorio bresciano e poi andare rapidamente verso la fine, anche ad una sommaria ricognizione colpisce come numerosissime chiese battesimali, oratori sacri o basiliche o pievi siano sorti in prossimità dei fiumi, dei laghi o delle fonti, dove il processo di sacralizzazione, in una modalità che era a volte antichissima, a volte anzi certamente dovuta proprio alla presenza dell'acqua e al fatto che la presenza dell'acqua diventava un elemento di aggregazione, perché lì ci si può recare, si può creare un mercato, si può costruire qualcosa, è un punto d'incontro. E tutto questo portò e consentì ai chierici la sostituzione dei precedenti riferimenti lacustri e religiosi con degli elementi legati alle fondazioni cristiane. L'introduzione della ritualità battesimale, come vi dicevo, la benedizione con l'acqua santa, la dedicazione a Maria, alla Madonna, o la dedicazione agli apostoli, a Pietro, ad Andrea, a Bartolomeo, a Giovanni, oppure ai martiri, penso a Vitale, a Faustino, a Nazaro, a Celso, a Gervasio, a Protasio, a Virgilio. Cioè, sono tutte realtà che in qualche modo indicano come c'è il tentativo di santificare degli spazi che erano già occupati o riconosciuti come luoghi santi, luoghi della manifestazione del divino. Questo non significa che tali, attenzione, questo è un dato importante, perché talvolta nella storiografia, specialmente locale, c'è il tentativo di abbinare le presenze antiche con la cultualità cristiana. Questo non significa che dappertutto sempre ci siano delle presenze antiche. Tuttavia, è interessante come in molti casi spesso questa continuità sia più che una attestazione, e riuscire a documentarlo ci consente di fare dei percorsi all'interno della storia della civiltà umana molto interessanti. Dirò di più. Questi edifici, o meglio gli edifici sorti in prossimità delle fonti sacre, di sorgenti, di fiumi, lungo i bacini lacustri, si presentano con delle dedicazioni che sono ricorrenti, molto comuni. Direi che la principale, la maggiore, è quello alla Madonna, alla Vergine, quale continuatrice dei culti, li abbiamo sentiti, alle ninfe, alle fate, o alle divinità propiziatrici della fertilità, lo ha ricordato bene prima la dottoressa Ruggero. E poi pensate al battesimo, Giovanni Battista, in stretto rapporto proprio con la ritualità battesimale, la cui festa cadeva non a caso nei giorni del solstizio estivo, cioè nel momento più alto della produttività della terra e della forza del sole, il momento in cui la terra deve esprimere il massimo della sua produttività e quindi deve essere un'alleata alla terra, non deve essere contraria. E poi naturalmente ad alcuni martiri, la cui capacità combattiva
contro le forze demoniache doveva essere un baluardo costante per i singoli e per le comunità. Pensate a Michele, pensate a Martino, pensate a Giorgio, oppure ai santi che fanno i miracoli, i santi taumaturghi, che sono dei formidabili intermediari o intercessori presso Dio e davano la sicurezza per la salute del corpo o dell'anima. Andrea, Bartolomeo, Luca, Stefano, Lorenzo, Cosma e Damiano sono tutte indicazioni che ci riportano a questa tradizione che si lega non a caso alla circolazione dell'acqua. E poi, da ultimo, almeno la protezione degli angeli e degli arcangeli e per la loro assonanza o per il riferimento che loro hanno con gli spiriti celesti che combattono contro i demoni negativi. Tra questi ultimi, il principe, per il suo grande impulso che poi ha avuto dalla, specialmente dal santuario del Gargano, dall'età direi tardo antica, direi che possiamo ricordare almeno il culto di Michele, di San Michele Arcangelo, il quale agisce, lo ha ricordato anche la Ruggero prima, che agisce operando miracoli e guarigioni proprio con l'acqua, una ritualità fatta propria dai Longobardi, quindi nell'Alto Medioevo, che presenta la costante frequenza di alcuni elementi. Faccio un esempio, nel caso del Monte Orfano di Rovato c'è una situazione molto simile che va studiata, ma che è probabilmente riconducibile a un culto legato, non a caso lì c'è la chiesa di San Michele che si erge proprio sopra la grotta, che questi elementi sono costituiti da un'altura, dalla grotta e dalla sorgente, spesso in continuità, dicevo, con forme magico-superstiziose quasi quali l'incubazione. Che cos'è? Che consiste nel dormire in un'area sacra sotterranea allo scopo di sperimentare in sogno le rivelazioni oppure ricevere cure o benedizioni da parte della terra e degli spiriti che abitano la terra. Bene, questo percorso, e sono veramente alla fine, questo percorso che noi abbiamo fatto all'interno dell'acqua e all'interno delle divinità, della cultualità legate all'acqua, ci porta a un'indicazione molto interessante, che anche dal punto di vista religioso le forme cultuali sono forme non solo preziose, ma che attestano le modalità di civiltà con cui all'interno dei territori le singole persone, i gruppi, i villaggi si sono aggregati, si sono incontrati. Studiare dal punto di vista culturale queste presenze non è studiare solo forme religiose, ma è studiare la presenza dell'uomo sui territori. E in questo caso, grazie ad Acque Bresciane, un percorso nella storia della Lombardia, un percorso nella storia di Brescia, un percorso nella storia dell'Europa che si è formata dall'antichità ad oggi. Grazie. Grazie professor Archetti, ed è un percorso che va verso quella civiltà dell'acqua di cui parlammo durante il primo appuntamento delle comunità dell'acqua e che di fatto rappresenta l'ambizioso progetto che Fondazione Cogeme Acque Bresciane, in collaborazione anzi soprattutto grazie all'Università Cattolica, al professor Archetti, si vorrebbe portare a compimento. Questa rassegna è stata senza dubbio un primo passo, un primo approccio verso questa raccolta di contributi scientifici di alto livello e mi è piaciuto, giusto per concludere, l'accenno del professor Archetti alla funzione dell'acqua in termini di punto di incontro, cioè l'acqua era ed è ancora oggi un catalizzatore di persone che si aggregano e quindi condividono parte della propria vita, e il tema della condivisione, in questo caso della cultura dell'acqua, è stato uno degli obiettivi principali per cui è uno dei pretesti che ci ha mosso ad organizzare questa rassegna. Uno scienziato di origine ungherese, Albert Szent-Györgyi, che abbiamo impresso come Acque Bresciane nelle nostre brochure di presentazione, diceva che l'acqua è matrice, è madre e mezzo, e senza l'acqua non c'è vita. Sembra una frase banale, ma non lo è assolutamente. E in questi termini pensiamo che valorizzare la risorsa acqua, non solo da un punto di vista ingegneristico e gestionale, come è
giustamente e doverosamente fa un gestore come Arc Bresciane, ma anche da un punto di vista culturale crediamo sia un compito, una missione che tutti quanti dobbiamo prenderci in capo proprio per dare il giusto valore e peso alla risorsa acqua. Grazie a tutti per l'attenzione e non è un addio ma un arrivederci. Se posso rubare un secondo, prego. Soltanto, segretario, perché prima avevo detto che avrei detto solo una parola, ma veramente solo un minuto per bisogne, che è la Pieve di Santa Maria. Le pieve, come tutti sanno, sono quelle strutture che diventano un punto di riferimento ecclesiastico nell'Alto Medioevo, dall'età carolingia in poi. Ecco, tra queste pievi, tra quelle che nascono nel IX secolo, non c'è bisogno. Bisogno è una pieve che nasce dopo, che rompe un grande distretto religioso, che era quella di Rogno, ma lo rompe a partire dalla fine dell'XI secolo. E questo proprio in seguito a una giurisdizione, a un controllo dell'acqua. Quando cioè l'autorità episcopale riceve una serie di privilegi sul controllo del fiume, sul controllo del lago, e proprio per porre un presidio anche giurisdizionale all'imbocco della Val Camone, che è al controllo del lago, viene posta la Pieve di Santa Maria di Bisogne, che non a caso diventa una curia, cioè una struttura dove il potere, le dinamiche patrimoniali, economico-patrimoniali legate ai beni della Chiesa diocesana e della Chiesa locale si uniscono alla giurisdizione di carattere ecclesiastico. È una parte dove l'Episcopato di Brescia, da questo momento in poi, diventa un punto di riferimento signorile per lo sviluppo dopo il 1000 delle realtà territoriali bresciane e lombarde. Però, detto questo, mi fermo perché avevo detto proprio solo un minuto. Così, ecco, non dovevo far torto all'assessore, così lo sa. È una bella realtà quella Pieve di Bisogne, perché è una realtà tarda che viene creata ex novo e che diventa un presidio però poi fondamentale, che fa da pandan con quella di Iseo, per tutto il resto del Medioevo, fino a quando arriveranno le dominazioni straniere, prima gli Scaligeri, poi i Visconti e poi Venezia. E mi fermo, basta. Quindi possiamo chiudere, segretario, come vuoi. Grazie, professore. Beh, direi che abbiamo chiuso. Come dicevo, non è un addio, ma è un arrivederci. Vedo ancora collegato anche il presidente Del Barba. Lascerei la parola a Del Barba, allora dai, se si vuole salutarci per chiudere la rassegna. Sì, una battuta. Presidente, per forza, grazie. No, grazie di nuovo a voi e insomma credo che si possa sintetizzare l'auspicio con il saluto che stavate facendo voi, quindi non è un addio, direi che è un arrivederci e davvero valutiamo se, come, quando capitalizzare anche questo grande lavoro culturale che avete sviluppato e che abbiamo sviluppato e condiviso in queste settimane, in questi mesi. Quindi ancora grazie a tutti. Grazie. Buone feste. Davvero. Grazie. 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 Grazie.